Eccoci qua ci sono. Una breve sigletta, perché, e ti spiego anche il perché, Luca. Perché ho voluto dire, perché me l'hanno già chiesto in diversi, ah Sì. no, al politicamente corretto, te lo spiego. Sostanzialmente, in questi ultimi anni è capitato che quasi non si può più dire nulla, che ci si viene tacciati per no, quello non puoi dirlo, quello non puoi dirlo. Vero. Mantenendo ovviamente il rispetto per tutti, questo è chiaro, però sono un po' dell'idea che ci sono mille cose che la gente pensa ma non dice, no? Quando parliamo di commercio, quando parliamo di concessionare, perché poi oggi parleremo di CRM e concessionare, molte persone, nel loro pensiero hanno un'idea, ma poi stanno zitte perché tanto il cambiamento, perché questo non posso dirle. Questo. Allora io all'età di 45 anni mi sono detto basta, io dico ciò che penso. Se qualcuno Certo. poi non condivide, peggio per lui, ecco, diciamo un Certo, po' anche perché arrogantemente. dovremmo essere nell'era della libertà di pensiero, no? Ma anche perché la digitalizzazione porta proprio quello, porta Dovrebbe, ognuno, sì. sai. E invece in alcuni ambiti ancora sembra non Non si essere può così. dire, io non ti tiro dentro a questa cosa, te la dico giusto perché tu sappia. Io sto facendo una campagna, chiamiamola campagna, una missione, ecco, nei confronti delle case madri automobilistiche, in modo tale che facciano, inizino a fare, creare delle pubblicità e delle comunicazioni giuste, vere, che non permettano più che una persona possa perdere una mezza giornata di lavoro per andare in concessionaria perché ha visto una promozione che poi non è vera. Certo. Ecco, sulla base di questa cosa io sto facendo questa campagna, questa missione, voglio essere un portavoce di un commercio, come dire, trasparente, chiaro, senza troppi inganni per vendere un determinato prodotto. Non credo a quelle strategie, ma sì, fallo venire che poi qualcosa facciamo. Ecco, non credo più a Il questo. vecchio marketing, Il diciamo. vecchio marketing, che però, come dici giustamente tu, è vecchio, ma ancora oggi è così. Io ho fatto un video recentemente dove dico che i dirigenti marketing delle case automobilistiche italiane sono old school, cioè non che non sappiano lavorare, ma hanno la mentalità un po' vecchia e quindi fanno queste campagne prodotto-prezzo che di fatto, poi di fatto non è vero, perché vado in concessionaria e alla fine non è così. Ecco Con perché tutte il le mio non frustrazioni. politico. No, Sì, io sì, non sì. so se condividi questo ragionamento. Sì, condivido. Poi, come sempre, non sarà facile da farlo accettare, da aprire una discussione costruttiva. Non so quanto si riuscirà a far cambiare tutto, Chiaro. però sì, diciamo. Poi, tra le case ci sono case più trasparenti, case magari un po' meno, tra virgolette, dove potrebbero migliorare su questo aspetto. Diciamo che un po' di passi avanti, secondo me, se guardo agli anni in cui eravamo un po' più giovani, insomma, è migliorato rispetto a quello veramente che si faceva, si diceva prima. Però c'è tanto ancora che si può fare di meglio, Beh, io sicuramente. guarda, sono figlio di un concessionario, quindi sono nato dentro le concessionarie e ricordo che mio padre, l'ho dichiarato e non mi vergogno di dirlo, che erano gli anni, entrava una persona e sulla base del vestito lui diceva il prezzo della vettura. E la vettura era sempre la stessa, ma il prezzo cambiava in proporzione a chi aveva davanti. E quindi Sì. che non mi piaceva già all'epoca, sinceramente, però era, nasco da quell'era lì che fortunatamente Certo. non ho sposato, e poi con l'avvento della digitalizzazione Amazon insegna la trasparenza, Sai prodotto. che c'è un nostro corso in particolare proprio sul digital marketing, facciamo vedere un simpatico video dei Simpson che come sempre sono pionieri per tante cose Vero, sì. e raccontano la verità, l'attualità la raccontano. E c'è uno sketch di concessionaria dove una donna entra a chiedere il prezzo dell'auto, incontra il venditore che appena vede lei e lei chiede il prezzo, lui cancella subito dal parabrezza il prezzo e aumenta il prezzo perché dice ho il pollo giusto davanti a me, no? Quindi lo raccontano anche i Simpson. Ti prego, ed è veramente così. Ora, no, fortunatamente non è più così, No, certo. però il marketing è ancora alle volte così. Perché ti torno a dire, io sto facendo una battaglia perché io quando faccio il marketing, tu sai che di lavoro io faccio quello, no? Però quando faccio il marketing mi metto come se fossi il cliente, penso come dovrebbe, almeno credo che il cliente debba pensare. E io, se vedo una pubblicità e vado in concessionaria e scopro che è tutto l'opposto di quello che ho visto, io mi innervosisco anche, sinceramente, Vabbè, perché mi fai perdere tempo, mi hai vabbè. dato Eh sì. un'illusione o roba di questo tipo. Quindi, vabbè, e questo era per dirti il perché non politicamente corretto. Chiarissimo.
E allora oggi intanto ti ringrazio ufficialmente per questa tua disponibilità, che so che effettivamente stai facendo un regalo a me più che un piacere. Però ci tenevo molto 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 per il fatto che c'è stato dopo il Covid un cambiamento epocale all'interno delle aziende. Chi l'ha recepito, chi l'ha capito, chi l'ha fatto perché doveva farlo, cose del genere. E però c'è stato un cambiamento, e questo cambiamento porta inevitabilmente a avere un'attitudine commerciale sicuramente più trasparente e molto più attenta a quelli che sono i contatti che genera un'azienda stessa. E quindi la mia prima domanda è: quanto è importante secondo te la gestione di un qualsiasi contatto telefonico, fisico o che arriva attraverso una mail per una concessionaria, per un'azienda? Ma per noi in The Academy è sempre stato importante, anche quando diciamo c'era benessere collettivo, perché comunque, a parte il rispetto di una persona che comunque ti contatta, quindi c'è un discorso anche etico, tra virgolette, ma poi comunque anche quando le cose vanno bene, perché non farle andare ancora meglio? Quindi proprio il nostro mantra è che è sempre un'opportunità. Oggi come oggi è chiaro che neanche a parlarne sia importante, perché insomma assistiamo, e anche oggi sto in concessionaria, insomma ti affacci, guardi lo showroom e vedi sempre uno showroom un po' triste, un po' vuoto, certo. Ti preoccupi, ti fa venire tanti pensieri, e quindi pensare che oggi un'opportunità da qualsiasi touch point arrivi, da qualsiasi strumento di contatto arrivi, non venga vista come una vera, reale, interessante opportunità, credo che sia ormai qualcosa di assodato, che non è più una cultura, una filosofia, ma è una pura realtà dei tempi di oggi. Sì, che vedo adesso per uscire anche dall'automotive, io credo che sia un problema a livello commerciale generale, perché poi io mi sto raffrontando e sto parlando anche con realtà tipo l'immobiliare, real estate, che quello che poi è assurdo dire che i due beni di acquisto più importanti nella vita di una persona sono quelli dove i contatti vengono gestiti peggio, per assurdo. Dimmi se mi conviene, ma almeno io la vedo così, vedo che se mandi un'email per una richiesta di informazione di una casa, ti propongono una villa o un appartamento, ti propongono un garage, quindi c'è un po' di confusione, no? Sì, condivido. Invece settori dove vendono cose molto più semplici, senza adesso mettere in mezzo nessun settore, magari trovi siti all'avanguardia, chat che funzionano correttamente e risposte anche pertinenti alle tue richieste, ti accompagnano veramente all'acquisto, e tu dici veramente perché non possiamo averlo anche noi a casa nostra, è vero? Chiaro. Chiaro, tra l'altro proprio per dei beni che hanno mediamente un valore medio-alto di acquisto, quindi dovrei avere una customer experience di un certo tipo, no? Esatto. E allora, per tornare al discorso CRM, io dico la mia esperienza per chi non la conosce: io ho lavorato nelle concessionarie per tantissimi anni, ho gestito BDC, di fatto abbiamo iniziato diversi anni fa ad approcciare i primi CRM. Poi però devo dire che il primo approccio al CRM è stato buono, perché comunque ti dava la possibilità di capire chi era stato contattato, chi no. Poi però ho conosciuto Action, e ho visto la vera differenza. Io recentemente ho fatto un video dove parlo alle aziende e dico che ci sono CRM evoluti. Ora, per chi non lo sapesse, Customer Relationship Management, quindi la gestione di tutti i contatti che arrivano in pancia all'azienda, ho trovato Action come appunto quello di The Academy, devo dire che al momento è l'unico nel mercato che gestisce i contatti in questo modo, che non ti permette di perdere delle opportunità. Dico giusto? Corretto, è stato uno dei principi base che ci ha portato un po' verso questa nuova sfida, perché poi, come tu sai, noi facciamo formazione, noi non siamo una software house, quindi il bisogno di avere Action in azienda è stato dettato semplicemente dalla frustrazione che abbiamo vissuto noi insieme ai concessionari di non avere un motore, perché poi noi lo chiamiamo un motore Action, che supportasse le logiche e i processi di una concessionaria di oggi. E quindi una di queste era proprio di non sprecare più nulla. Quindi per noi un lead non può più scomparire dal nostro radar. Se io un cliente dovevo chiamarlo 3 anni fa, io voglio che oggi il CRM ancora mi dica che 3 anni fa avrei dovuto chiamare Amos Amodei. Poi, per carità, l'operatore, il venditore può decidere sempre di fare quello che vuole, però comunque non deve essere il sistema complice di una inefficienza aziendale.
Sì, anche perché io, guarda, essendo direttamente sul pezzo di queste cose, io vedo che da anni, diciamo, anzi, faccio una piccola parentesi, qualche anno fa le aziende più evolute, più elevate e forse anche quelle più lungimiranti hanno attivato i BDC, hanno attivato i CRM, anche se poi parliamo di pochi anni fa, perché proporzionalmente sono davvero pochi, e hanno iniziato a fare appunto BDC, avere delle persone che rispondono ai contatti, gestiscono i contatti, hanno iniziato a mettere i CRM, però, e dico lì però, ed è per quello oggi ne parliamo, si sono fermati, almeno dimmi poi se sbaglio, tu frequenti di più l'ambiente di me, si sono fermati a generare lead tutti i mesi facendo delle campagne marketing. E quindi noi sappiamo che generiamo, faccio un numero macro, 1000 lead, e che poi sapremo e sappiamo che convertiremo in contratti 5, 10, 20 contratti, adesso dico dei numeri ovviamente a caso, ma la cosa strana è che con software evoluti come Action appunto, ci dà la possibilità il mese prossimo di non dover spendere di nuovo tutti quei soldi per generare dei nuovi lead. Ecco, ed è lì che trovo un po' l'inefficienza delle aziende. Loro ogni mese spendono tanti soldi per generarne di nuovi, ma non gestiscono bene quelli che hanno. Come ad esempio il nurturing, le aziende non sanno nemmeno dell'esistenza, o lo fanno a spot. Tu cosa pensi di questa cosa? Allora, condivido, anche perché sono proprio fresco di tour questa settimana su alcune concessionarie, e proprio l'oggetto di questi incontri è stato esattamente quello di cui stai parlando te, nel senso che siamo molto assuefatti dai fresh lead, quindi dalla volontà di avere sempre questo numeratore che vediamo che ogni giorno ci porta nuovi lead, che va benissimo, deve rimanere, ci mancherebbe altro, anche se poi la sfida della lead generation sta aumentando nel tempo e quindi c'è anche da porsi qualche domanda. Ma soprattutto perché BDC e CRM non è soltanto la sfida dell'inbound, e quindi procurarsi sempre nuovi lead, ma è quello che noi chiamiamo il terzo livello della nostra visione di Academy BDC, che è il data mining, cioè la gestione dei contatti che hai in database. E quindi se io ho dei potenziali clienti che non hanno acquistato nel tempo, non è perché li ho gestiti una volta, vanno in archivio e adesso cerchiamo gli altri, io posso fare N azioni su di loro, che è un po' tutto il mondo dell'outbound, dove noi facciamo delle campagne mirate su certi target di clientela che noi abbiamo in pancia. Poi parlo di clienti, ma in realtà il concessionario oggi con un CRM ha vari silos, perché ci sono i clienti, ci sono i preventivi magari aperti, non conclusi, c'è il mondo delle lead, quindi diciamo tanti silos che io potrei riprendere e ristimolare attraverso delle azioni e delle campagne che possono essere di recall, di SMS, di DM, piuttosto che di altri strumenti. Quindi sta mancando un po', è quello che dicevo proprio questa settimana a questi concessionari, questa cultura, diciamo, dell'outbound, quello di non sprecare ma di ottimizzare fino all'ultimo tentativo tutte le opportunità che con tanto sudore ci siamo portati a casa, anche perché sono lead a costo zero oggi, le hai pagate magari tempo fa per averle, oggi rilavoro un lead a costo zero, e quindi quale migliore occasione per portare un po' di traffico in concessionaria? Sto notando, e ho avuto delle ammissioni di colpa, tra virgolette, di alcuni titolari o responsabili marketing, che è tutto vero nella teoria, la difficoltà che riscontrano è che non è proprio facile sempre trovare la strategia di attacco giusta, perché comunque quando tu vuoi fare una campagna su portafoglio clienti, devi pensare qual è il pubblico giusto, qual è il messaggio giusto, qual è la promozione giusta, cioè devi mettere in campo una strategia, e a volte la concessionaria magari non ha questa abitudine, non ha questo allenamento e questa cultura, e tra virgolette passami, è più facile mettere in piedi una campagna nuova. Sì, perché arriva la promozione da casa madre nuova, lavoro su quella e genero dei nuovi lead. E tu hai toccato un tasto molto importante dove dici che la lead generation sta cambiando molto. Io sposo in pieno questo settore, questa parola, questo cambiamento, perché noto che il costo del lead ovviamente è cambiato, si è alzato e quant'altro. Però, e quindi io sono uno che professa la differenziazione del marketing, no? Da azienda a azienda, perché mi rendo conto
fatto che domani le concessionarie, che diventeranno agenzie, diciamocelo, perché domani diventeranno delle agenzie come l'agenzia immobiliare, se continuano a fare quella generazione di lead con prodotto prezzo, di cui parlavamo un attimo fa, che poi di fatto non è vero che arrivi in concessionaria, anticipi e quant'altro, ma io oltre al discorso della campagna pubblicitaria di per sé col prodotto, dico che bisogna differenziarsi con una comunicazione che faccia capire chi c'è, che azienda è, che storicità, che servizi dà e quant'altro, e quindi creare una identità digitale forte dell'azienda per poi andare a generare anche dei lead, ovviamente. Certo. Però vedo che la maggioranza genera lead, come hai detto tu giustamente, tutti i mesi, ne converte 10%, 15% se siamo fortunati, e tutto il resto viene abbandonato a se stesso. Io aggiungo questo e ti faccio la domanda: non è che anche il processo di acquisto del cliente, che un tempo partiva magari dalla carta per poi andare sul sito di casa madre, per poi andare a vedere perché comprarla, perché no, per poi metterla a paragone, per poi infine arrivare alla concessionaria, non potrebbe essere che oggi parte anche dalla concessionaria stessa e che quindi ha bisogno di informazioni e che quindi ha bisogno di una gestione, perché magari genera quel lead che non è ancora pronto all'acquisto, perché lo genero ma magari la comprerò fra 3 mesi, 4 mesi. Può essere che c'è stato anche questo cambiamento, secondo sicuramente, te? Sicuramente ne parlavamo proprio durante il periodo del Covid, della digital retailing come argomento macro, che raccontava proprio che il punto di partenza oggi della customer journey non è più un punto fisso, ma ognuno decide da dove partire, no? Il famoso processo reticolare che raccontiamo spesso ai nostri corsi racconta che il cliente oggi ti può partire da un sito, ti può partire da una sponsorizzata, ti può partire dal salone e poi ritornare nel mondo online e poi ritornare nel mondo offline. Quindi c'è questa danza, diciamo, del cliente che fa all'interno del nostro mondo online e offline, dove non ci sono regole, nel senso è lui che è libero giustamente di muoversi dove meglio crede. Quindi noi raccontiamo, abbiamo sempre raccontato per anni, un processo lineare d'acquisto, quando in realtà non è per nulla lineare. Vince la concessionaria che riesce ad avere tutti i punti di contatto sotto controllo e riesce ad avere un motore, torniamo anche al discorso del CRM, che intercetti il cliente a prescindere da come si muove in questi ambienti, con operatori e persone professionisti capaci di dialogare con questo cliente. Questo per me è la ricetta attuale necessaria. Quello che poi il famoso, e credo che la parola non so chi l'abbia coniata, ma io la sposo da diverso tempo, è quello che è il digital. Eh sì, assolutamente, no? Sì. Ed effettivamente, cioè, abbiamo avuto il periodo dove c'era il cliente digitale e il cliente fisico ed era una netta differenza. Oggi no, il Covid non voglio dire che ci ha aiutato, perché pare brutto dire così, però di fatto quello è, perché ha reso tutti fruitori di una tecnologia che fino a ieri non utilizzavano, e quindi il processo di acquisto può partire dalla sponsorizzata, come dici tu, non avevo idea di quella macchina lì, faccio una richiesta di informazioni. E allora ti faccio un'altra domanda: tu credi che sia corretto, laddove una persona richieda un preventivo di un veicolo ma questa persona sia molto distante dalla concessionaria, 200, 300, 400 chilometri, ritieni corretto che la concessionaria debba dare questo preventivo a questa persona, seppur sommariamente, perché di fatto se c'è una permuta diventa più complicato, oppure no, oppure debba, come vedo in moltissimi casi, puntare a farlo venire in salone? Secondo te? Questa è la domanda delle domande che ci poniamo da tantissimi anni e tantissime volte in aula con la forza vendita abbiamo ragionato su questo, dove la resistenza è sempre stata forte e le opinioni molto contrastanti. Noi come The Academy abbiamo sempre sposato, ma non adesso, da sempre, il fatto di dire: se sei un'attività commerciale e un cliente ti chiede qualcosa, a prescindere da quale canale utilizza, non puoi non rispondere, perché non fornire un preventivo a distanza è come un non rispondere. Quindi fino a che, qui dico il mio pensiero, fino a che sul sito internet tu non mi scrivi preventivi a distanza non si effettuano, oppure si effettuano in un raggio di 40 km, fino a che non mi scrivi questo... Che sarebbe assurdo, scusa. Che sarebbe assurdo, infatti è una provocazione. Però fino a che non mi scrivi questo e mi dai un form dove mi dici richiedi preventivo, io sono legittimato a chiederlo, certo, come credo che sia un mio diritto riceverlo. Perché altrimenti ritorniamo a quel discorso del
ti dico che ti offro delle cose, però in realtà non mantengo no. tutte le promesse. Chiaro. Però dall'altra parte è anche vero che non è neanche colpa, diciamolo, perché io molto spesso quando parlo sembra che do una colpa ai concessionari, cosa che non è vero, nel senso che il concessionario vende auto, punto, nel senso il suo mestiere è vendere auto, fare assistenza e quant'altro, e quindi il digital molto spesso è molto lontano dalla loro realtà, perché è un altro mestiere. È anche vero che però l'estrazione del concessionario medio è quello imposto dalla casa madre di avere un territorio, di avere quel territorio, di non uscire dal proprio territorio proprio per non andare a attaccare un collega che vende gli stessi prodotti. Oggi però il territorio, avendo il web, non c'è più, e quindi anche la casa forse dovrebbe capire questo, che il territorio non c'è, e quindi io devo accontentare chiunque mi scrive, chiunque mi telefona, almeno questo è il mio pensiero. Poi condivido, poi è giusto che ci sia un'area di competenza, perché poi il mio vero cliente è il cliente della mia zona, colui che poi mi frequenterà anche per il post vendita, che comprerà magari altre cose da me e che riacquisterà da me, quindi è chiaro che il mio bacino d'utenza, la più importante, è quello. Però se mi scrive una persona, ripeto, da un'altra regione, che poi noi pensiamo sempre che sia perché vuole confrontare il prezzo, a volte può essere anche semplicemente che non si trova bene con la concessionaria della sua zona, quindi perché, l'avrei detto io. Sì. Perché limitargli la possibilità di trovare un'altra concessionaria che gli racconta una storia diversa? Poi io credo che il grande misunderstanding sia sempre quello del che cosa vuol dire fare un preventivo a distanza, perché per tanti vuol dire trattare fino all'ultimo prezzo, piuttosto che in realtà un preventivo a distanza, come gli americani ci insegnavano, vuol dire dare un'indicazione di prezzo che poi comunque prevede una consulenza, che poi comunque prevede il ritiro di un usato oppure una consulenza finanziaria sui sistemi di acquisto. Di conseguenza poi è sempre necessario comunque un incontro, che sia fisico o che sia online tramite una videochiamata, per comunque metterci poi un essere umano. Quindi non è il PDF che esce via mail che potrà fare comunque la differenza. È solo un inizio di conversazione quello. Poi, sì, ma io credo anche che sia quello che poi dicevamo anche prima, anche la gestione di questa customer experience, no? Perché effettivamente ti rendi conto che se tu, io nell'ultimo periodo, alcuni lo sanno perché ho fatto dei video dove mandavo dei mystery shopping, facevo dei lead finti per vedere i tempi di risposta, la qualità e quant'altro. Alcune concessionarie mi hanno risposto dopo 5-6 giorni per dirmi che quel prodotto che avevo richiesto era stato venduto, per assurdo, che era stato venduto la mattina della risposta. Quindi per assurdo mi hanno fatto perdere l'opportunità. Però ho visto un po' di tutto. Dall'altra parte c'è questa veramente reticenza nel fare un preventivo, però io credo che è vero che vale per tutti i lavori, cioè faccio l'esempio di chi lavora in banca, i primi giorni che lavori in banca vedi un sacco di soldi, ti viene l'acquolina e dopo un po' diventano fogli sporchi, secondo me, per uno che lavora e maneggia il denaro, no? E quindi perde il valore quella banconota. Lo stesso caso succede nelle concessionarie, credo io, ma comunque nelle realtà commerciali, dove si perde un po' la sensibilità di quello che si sta offrendo e vendendo. E allora, per tornare al discorso, quando viene chiesto un preventivo, è perché molti non sanno davvero quanto costa. Certo. Perché la pubblicità non glielo dice, gli dice 250 euro al mese, ma poi che ne costi 15, 20, 50 non lo sanno. Ecco perché fanno queste richieste. Questo, ti ripeto, il mio pensiero. Però molti sono reticenti dicendo no, mi chiede il prezzo perché poi lo va a confrontare con gli altri. Non è più così, o sbaglio? Sì, non è più così, anche perché ormai i prezzi, diciamo, sono allineati, nel senso che ormai il buffer di trattativa di una concessionaria è abbastanza limitato, se non più nullo, e di conseguenza non c'è più il gioco della trattativa di tanto tempo fa. Io credo che ormai la partita sia spostata, così come vedo negli Stati Uniti ci dicevano tanti anni fa, veramente sul discorso dell'experience. Quindi se scelgo te o un altro dipende da tanti fattori, che non è più e solo il prezzo, dipende da tutto quello che c'è di contorno. Io adoro il sistema americano da un certo punto di vista, perché sul sito io trovo, parlo dei concessionari chiaramente evoluti e strutturati, trovo tutto sul sito, trovo prezzi in chiaro, trovo l'auto usata, trovo lo stato d'uso dell'auto usata, trovo tutti i danni, i graffi dell'auto usata, posso vedere se sono già finanziabile tramite il tuo sito internet, posso vedere che score mi dà la finanziaria, sulla base dello score della finanziaria mi applica un TAN diverso sulla base se sono un buon pagatore o un cattivo pagatore. Il concetto quindi è sempre più trasparenza, sempre più informazioni in mano al cliente. Il cliente se deciderà di comprare da me perché la mia brand promise, come la chiamano loro,
i miei valori aziendali e il sapore che ti posso offrire io è diverso dal sapore che ti può offrire un'altra concessionaria. Non è più dettata da un confronto analitico e razionale fatta da numeri. Ma guarda, è che poi quello che si dovranno dare come obiettivo finale le concessionarie di oggi, nel senso che domani che cosa do al cliente? Visto che io do una macchina, do un prezzo che lo dà il mio collega laggiù a 20, 30, 50 km, dove faccio la differenza? In quella che chiamiamo customer experience, nel servizio. Ecco lì che io sto appunto tentando di far comprendere appunto alle aziende di riuscire a vedere il cliente digitale come un cliente, punto, non come un cliente digitale, e che quindi dargli quell'esperienza di acquisto dal telefono. E ti faccio un'altra domanda in merito al CRM, per tornare appunto al discorso originale, ed è una domanda un po' provocatoria: non credi che le aziende, quelle più elette, che hanno messo un BDC, che hanno messo degli operatori, che hanno messo un digital marketing manager o persone di questo tipo, non ci sia una discrepanza fra la customer experience che propone, che offre il BDC, quindi arriva la lead, la gestisco in un certo modo, fino a quando poi non diventa fisico in salone, dettato dall'appuntamento del BDC, ma io credo che in molte realtà questo appuntamento poi perda la qualità che è stata data all'inizio. Ora, io non conosco tutte le realtà italiane, però vedo nelle realtà che conosco questa perdita di qualità. Quindi un'ottima esperienza iniziale dove il cliente, secondo me, nella testa sarà il mio fornitore di mobilità, ma che poi viene persa dal venditore, dal salone o da altre cose. Cosa ne pensi? Sì, credo che sia il punto centrale del momento che stiamo vivendo, dove abbiamo fatto tante cose belle negli anni come evoluzione, ecco, abbracciando il digitale, installando reparti BDC, portando a bordo anche sistemi di CRM, ma è chiaro che tutto questo non basta se poi il flusso dall'online all'offline non è un flusso, come chiamano gli americani, senza soluzione di continuità, una seamless experience, cioè non deve mai avere un'interruzione, altrimenti come si interrompe l'incantesimo. E quindi, raccontata a livello pragmatico, proprio ieri ho assistito all'ingresso di un cliente in concessionaria che aveva un appuntamento, era figlio di un'attività digital. L'accoglienza è esattamente quella di cui stai parlando te. Era un'accoglienza non pronta, non preparata. La persona che ha accolto non sapeva chi era il cliente. E quindi diciamo che tutto questo bel film che abbiamo raccontato al cliente è un po' sfumato su quel momento in cui, come diciamo ai corsi, io dovrei dire: signor Ramos, la stavamo aspettando, no? Queste parole belle e magiche ce le raccontiamo spessissimo in formazione, però non è facile farle diventare realtà all'interno dei concessionari. Sono sicuro, siamo sicuri, che vinceranno i concessionari che riusciranno a fare questo in questo momento. Io, guarda, in merito a questo, anche qui sto facendo diversi video provocatori, ma perché ho il dente un po' avvelenato di questa cosa, devo dire la verità, anche se sono uno molto ottimista e positivo, però ho il dente avvelenato perché quando vedo le persone che picchiano la testa ma continuano a sbagliare mi dispiace, no? E io credo che il principale problema sia che le aziende, rimanendo nell'automotive, abbiano integrato di processi la loro realtà commerciale, ma non abbiano evoluto la realtà commerciale, l'abbiano meramente integrata. E quindi che cosa succede a parer mio? Io ti integro di un marketing manager, di un BDC, di un CRM, di tutto questo, creo, tra virgolette, un fastidio al venditore. Ora, con Action devo dire la verità che il fastidio è ridotto quasi a zero, però di fatto creo un fastidio al venditore dicendogli da oggi faccio così, ma non ho evoluto la visione aziendale dove dice ok, da domani siamo andati per strada camminando, oggi domani corriamo sul digital in questo modo. E quindi vedo una discrepanza fra l'amministrazione, fra la vendita, fra l'officina e poi un BDC chiuso in se stesso che fornisce una qualità, a parer mio, molto molto alta. Bisognerebbe, a parer mio, che la proprietà, l'amministratore delegato, la dirigenza, prima capisca questa nuova evoluzione e capisca come affrontarla come piramide, no? Lo capiscano loro per poi infonderla. Però non vedo questa attitudine, vedono il fatturato oggi, punto. Sì, diciamo, sono d'accordo che il discorso culturale fa parte dell'evoluzione, perché
anche quando ci contattano appunto perché vogliono vedere Action, perché gli hanno detto che funziona bene, che semplifica la vita a tutti e che è un eccellente direttore d'orchestra, come piace anche chiamarlo, però non è la soluzione a tutti i mali il sistema operativo, perché comunque Action non è che poi accoglierà il cliente, non sarà Action a fare poi quella parte che aspetta fortunatamente ancora l'essere umano, perché se Action ti dice in maniera chiara oggi quanti appuntamenti hai e chi verrà e perché verranno questi clienti, ma tu non consulti il CRM perché pensi che sia soltanto uno strumento da BDC o perché l'azienda te l'ha imposto e non sei pronto quindi all'accoglienza di quel lead, è normale che non è il CRM, il sistema Action a sistemarti la concessionaria. Quindi è un lavoro molto più ampio che deve fare la concessionaria, di fare in modo che tutti facciano quello step up per fare sì che veramente cambino le cose all'interno della concessionaria e che il cliente capisca che da te le cose sono diverse rispetto al tuo concorrente. E sì, oggi veramente fare la differenza sembra tanto difficile, però in realtà basterebbe applicare questi correttivi e già si fa tantissima differenza rispetto a qualcuno che magari ancora pensa che non sia necessaria o che magari lo farà, ma lo farà tra qualche anno. Quindi sì, c'è da metterci veramente la voglia di cambiare. Sì, anche perché guarda, io lavorando nel web ormai sarà 25 anni che faccio questo mestiere, adesso non lo so nemmeno più, mi rendo conto che gente come me è avvantaggiata perché ce l'ha nel sangue, no? Ce l'ha di minimo, io vivo di questo. Però è ovvio che quando parliamo di automotive, immobiliari o altre realtà, non hanno questa cosa qua. E infondere questo tipo di cultura è difficile. Perché io ti infondo un'ottimizzazione di processi più con un software e quant'altro, ma quello che vedo che non viene assorbito è proprio la filosofia, perché loro vogliono fatturare oggi, come dicevo prima, devo generare lead per fatturare oggi, senza pensare alla semina del domani e soprattutto a quello che è la web popularity, cioè l'immagine dell'azienda che esce da quella sede che loro non considerano sede. Io la sede digitale l'ho sempre considerata come una sede a tutti gli effetti, però molti la vedono come uno strumento e poco più. E oggi purtroppo è purtroppo per fortuna è uno strumento che ti porta l'80% dei contatti, se vogliamo dire così. E quindi mi confermi che c'è questa discrepanza di in linea di massima di processo sostanzialmente. Ma sì, perché ancora, ripeto, fortunatamente le persone fanno ancora veramente la differenza. Ma io faccio a volte l'esempio durante i corsi anche dell'hotel, no? Anche gli hotel hanno dei sistemi informatici che ti dicono chi deve fare il check-in questa sera, no? In albergo. E noi che viviamo in hotel, essendo personale viaggiante, ti trovi l'hotel che sa esattamente chi sono, sa esattamente che ha già tutti i miei dati e mi consegna velocemente la chiave perché vuole semplificarmi l'entrata in camera, anche perché magari sanno che vengo da un viaggio lungo e sono stanco. Claro. E l'hotel, che magari nonostante sono 20 volte che vado da loro, ti chiedono ancora i documenti, sono 20 volte che glielo dai, sì, ti dicono se è la prima volta che vai da loro, vuol dire che non hanno consultato il database. Anche quello è un CRM per loro, ma che non viene sfruttato dall'essere umano. Sì. E io come esperienza la percepisco, la differenza tra chi sa chi sono e mi semplifica il percorso da chi mi crea ostruzionismo in questo percorso. Nei concessionari è la stessa identica cosa. Noi a volte in concessionaria non riconosciamo neanche magari un cliente che sono 7 auto che compra da noi, lo trattiamo come se fosse la prima volta che viene da noi, perché non studiamo i clienti, che è la magia che succede invece ad esempio quando parliamo del concetto, diciamo, della mezza auto, no? Il trade cycle management. Perché quello rimane ancora oggi il lead migliore di una concessionaria? Perché la percentuale di conversione rimane la più alta? Perché lì si gestisce un cliente in maniera diversa rispetto a qualsiasi altro tipo di lead. Quando facciamo gli eventi di rinnovo, invitiamo i clienti con scadenza alla festa, diciamo, dedicata a loro, sappiamo che sono i clienti, studiamo la loro customer satisfaction passata, studiamo qual è la loro situazione di equity, gli riserviamo un parcheggio magari con tanto di nome e cognome, c'è un buffet, c'è un'accoglienza personalizzata, il cliente percepisce la vera esperienza e come per magia le percentuali di rinnovo ogni volta ci lasciano a bocca aperta, a noi, ai concessionari, a tutti. Chissà come mai, che la cura del dettaglio fa la differenza. Sono contento perché siamo sempre d'accordo, stiamo dicendo le stesse cose e siamo pienamente d'accordo. E tu invece pensa che uno dei sogni in Action era proprio
integrare il CRM Action con i centralini VoIP dei concessionari per fare in modo che se una persona mi chiama, il sistema mi deve interrogare il database e dirmi che chi mi sta chiamando si chiama Amos Amodei e magari mi dice anche se c'è un'opportunità aperta o una passata, per garantire un'accoglienza telefonica che faccia capire ad Amos che sappiamo che è Amos, e potrei anche cambiare il disco, tra virgolette, di accoglienza telefonica dell'operatore, perché faccio sentire il cliente un cliente riconosciuto, un cliente diverso e speciale rispetto a un primo contatto di un cliente che per la prima volta entra in contatto con noi. Quindi sono queste le cose di cui abbiamo sicuramente bisogno per raccontare una storia nuova. Sì, purtroppo però è anche vero che molti imprenditori lo vedono solo come un costo, perché vedono il costo, non vedono il beneficio, perché effettivamente quell'azione di cui stiamo parlando non porta un fatturato immediato, perché non è che se noi facciamo questo domani vendiamo più macchine. Assolutamente. È nel medio-lungo termine, soprattutto vale per una fidelizzazione molto importante, perché io è una vita che sento parlare di fidelizzazione aziendale. Poi però vedere che davvero c'è una realtà, un processo per farlo, no, sì, siamo tutti molto educati, molto professionali, ma poi la fidelizzazione vera non la mettono in campo, e purtroppo le proprietà, gli imprenditori, questa cosa di cui abbiamo appena parlato la vedono come un costo non giustificato. Penso che il tempo gli farà capire che devono farlo per forza in qualche modo. Sì, è vero quello che dici, tutto un po' il nostro mondo è intangibile. È anche vero che quando parlo con i titolari che mi fanno l'affermazione che hai appena fatto te, spesso gli dico che tante cose che loro fanno anche attualmente non hanno un risultato immediato, perché viviamo in un settore in cui poi il cliente non è un cliente che decide di comprare l'auto oggi viene e oggi compra. Insomma, la customer journey dell'automotive richiede anche mesi, come ben sappiamo, nonostante con il Covid si è contratta un po', ma comunque parliamo di un cliente che va gestito e rigestito nel tempo, no? Il discorso che facciamo anche del nurturing. Quindi è vero che è tutto investimento che non vedi oggi, però io credo un imprenditore dell'auto e di una concessionaria sa benissimo che deve investire per vederne un domani i frutti. Poi è chiaro che non tutto quello che fai porterà in proporzione giusta, e ti devono dare la possibilità di monitorare e avere finalmente il famoso ROI, il ritorno di investimento su tutto quello che fai, per capire se una cosa è il caso di spegnerla o se una cosa vale la pena invece svilupparla nel tempo perché sta portando i giusti risultati. Sì, anche perché, guarda, io per quanto riguarda i risultati e le conversioni, ti dico che vedo molte realtà che ragionano solo sul mese, quanti lead ho generato, quanti appuntamenti ho fatto, quanti contratti ho fatto, punto, solo per vedere il fatturato del mese, che giustifico visto anche il momento, perché se ci mettiamo in mezzo i rincari e tutti l'elettricità, il riscaldamento, capisco l'apprensione, per carità, ed è più che giustificata, però è anche vero che se parliamo con aziende medio importanti, sono aziende che esistono già da un po' di anni e sicuramente vogliono esistere ancora per tanti anni, e quindi che se non fanno quello di cui stiamo parlando sono destinate a fallire in qualche modo, anche perché io quando faccio i miei video dico il cliente sono io, che qualità vorrei, e poi dico ancora due cose e poi chiudo questo argomento. Primo, secondo me la trattativa non dovrebbe esistere, la parola trattativa, e lo dico quando dico che dico quello che penso. Io penso che la trattativa la usino in Marocco, ma attenzione, non sto insultando nessuno, i marocchini ce l'hanno nel DNA, è una loro cultura ed è corretto che facciano una trattativa, se non tratti con loro si incazzano pure, e quindi va bene così. Ma nel settore dell'automotive pensare che bisogna ancora fare una trattativa, io mi immagino il tappeto o mi immagino un baratto. Ora, quindi secondo me domani è bene che arriva il prezzo, quello è il prezzo, punto, e poi formule finanziarie. Questo è un altro, è uno dei due discorsi che volevo fare. Dall'altra parte, meno male, anche perché basta trattative, cioè, anche perché poi veramente è la guerra del prezzo, non del prodotto, la qualità non arriva, è solo un prezzo. Sì, è qualcosa che fa parte anche qui della nostra cultura, che ci portiamo da tantissimi decenni, non è facile quindi abbandonarla. Siamo in una fase di transazione dove comunque la direzione è quella. Tutti gli studi fatti sulle nuove generazioni dimostrano che poi ai giovani non piace trattare, magari piaceva a mio nonno, a mio papà, già a me non piace, sono d'accordo, figli, probabilmente non piacerà, quindi in realtà è una zona di ansia che stiamo
regalando ai clienti e probabilmente dovrà andare in via di estinzione, sono pienamente d'accordo, e magari raccontare invece storie completamente più belle, interessanti, per un'esperienza interessante. Chiaro, ma guarda, io per collegarmi a quel che dici, io ti dico, sono uno che professa alle aziende del dire ci vuole digitalmente lato web un elemento o più di uno che diventi il volto di quell'azienda, no? A livello social, a livello, perché anche lì apro e chiudo una parentesi, le aziende credono che social voglia dire metto il prodotto e il prezzo e basta, o i servizi. Social invece vuol dire colloquiare, comunicare, attirare attenzione, creare follower, creare interesse, divertire. Consideriamo che le aziende usano Facebook o Instagram per una maniera commerciale, ma molto spesso, e lo dico perché è così, molti sono sul gabinetto mentre guardano Facebook e noi siamo lì a vendergli un prodotto con un prezzo. Non funziona, dobbiamo creare qualcosa che attiri quell'attenzione verso di me, non facendo i deficienti, perché poi ci sono quelli che dicono allora faccio cartina, no, però creando quell'interesse verso la mia realtà, facendolo anche simpaticamente, perché dobbiamo tenere conto che quello è davanti, è sul gabinetto e ci sta, e quindi loro lo utilizzano male, ma non hanno la cultura di come va utilizzato questo strumento, e quindi il nurturing va di pari passi. Se di fatto io non creo quella identità digitale, quella persona che è visibile e che sia appunto la faccia dell'azienda, se non c'è quella cultura non ci può essere neanche il mantenimento del contatto. Non c'è proprio questo tipo di cultura ancora. Giustamente vendono macchine, quindi bisogna insegnarglielo, credo io. No? E poi aggiungi anche, Amos, che abbiamo ancora difficoltà, e tu lo sai molto bene perché sei amante anche del mondo dei video, no? Sì. Tu in concessionaria chiedi di fare un video, perché sarebbe bello che nel nurturing, a un certo punto, non so, il service manager magari presenti il reparto service con tutte le unicità che il loro service possono non è possibile, clienti. suda troppo. È un problema fare un video, è un problema. Sì. Attenzione, quindi... non gliene faccio una colpa, perché ognuno ha il suo, ma io ad esempio, io mi metti davanti a un video, parlo, non ho problemi, mi metti a gestire una citazione, probabilmente non sono davvero in grado, anzi sicuramente non sono in grado. Quindi è ovvio che non si può essere attori e professionisti di un'altra cosa, e quindi non gliene facciamo una colpa. Assolutamente. Ma l'azienda dovrebbe identificare una o più persone che hanno quell'attitudine e farla diventare il volto. Esatto, stavo dicendo esattamente questo. Se hai questo tipo di ostacolo perché una persona non se la sente di, non puoi però tornare a mandare una mail dove metti lo speech di quello che avrebbe detto il service manager. Trova un walk around diverso per comunicare in maniera efficace quello che avrebbe dovuto dire il tuo service manager. E di nuovo è un lavoro di creatività, è un lavoro di marketing, e quindi chiaramente è un esercizio importante da fare all'interno dell'azienda. Sì, sono pienamente convinto. Io conosco le Academy da tantissimi anni. Conosco Giovanni, il proprietario, conosco praticamente, non dico tutti di voi, però vedo che avete questo strumento chiamato appunto Action, che io ho avuto modo di provare in prima persona, che lo reputo eccezionale come CRM, è il migliore che credo che ci sia nel mercato oggi lato automotive, però vedo che voi non lo pubblicizzate in nessun modo. Come mai questa cosa qua? Per noi Action è l'interprete dei nostri processi e l'aiuto in concessionaria per evolvere e implementare tutti quei processi che senza un motore non riesci a scaricare a terra. Quindi per questo non c'è una strategia commerciale da parte della nostra azienda nel vendere e conquistare la nazione con Action. Di conseguenza non facciamo grandi pubblicità, non facciamo grande spinta in comunicazione, perché preferiamo, per scelta aziendale, giusta o sbagliata che sia, presentare Action magari al concessionario con cui condividiamo una visione, condividiamo che cosa vuol dire BDC di un certo tipo, che cosa vuol dire gestire l'opportunità oggi, perché siamo sicuri che se quel concessionario compra e prende Action possiamo fare un progetto. Se invece va in mano a un dealer che sta solo cercando un CRM giusto per avere il CRM del momento, ho capito, stare a passo con i tempi, forse non siamo noi l'azienda giusta e non è Action il prodotto giusto. Per questo, ecco, diciamo, non stiamo in... Quindi tu Action, voi Action lo vedete come una ciliegina sulla torta, sostanzialmente. Vedo la formazione, la visione. Se hai quella formazione, quella visione, allora è giusto che tu utilizzi questo perché ti aiuterà. Perché ti aiuterà, esattamente. Okay. Esattamente. Okay. Questo è il motivo del perché. Poi sul nostro sito www.deacademy.it c'è la pagina dedicata ad Action, c'è anche un video che abbiamo prodotto su Action,
però ecco, non c'è una spinta marketing per il motivo che ti ho appena detto. Da un lato mi dispiace perché io vorrei che tutta l'azienda lo avesse, ma non tutta l'azienda, tutta l'Italia lo avesse, ma per il fatto, ma io ti dico, lo vorrei anche per un negozietto di 2 persone, 3 persone, perché so che lo potrebbe aiutare, ma perché di fatto credo che nella la gestione del contatto che arriva dal web, dal telefono, dalla mail, debba essere fatta, come si dice, certosinamente, si può dire, in maniera precisa, in maniera puntuale, e che dia quelle informazioni che la gente ha bisogno di avere, cosa che oggi è tutto un po' fumoso. Ecco, secondo me Action con la formazione di The Academy rende, toglie tutto quel fumo e rende tutto molto chiaro e trasparente, che è quello che poi cerco io e che credo che molti che mi seguono cercano la stessa cosa. È il nostro obiettivo. Luca, ti ringrazio infinitamente di questa tua disponibilità. Mi spiace che ti ho fatto saltare pausa pranzo. Ah, figurati, adesso recupero qualcosa. Ti ringrazio infinitamente, chiudo qua la registrazione e ci sentiamo e ci vediamo sicuramente prestissimo. Senz'altro. Grazie ancora, Luca. Grazie a te, Amos. Grazie, buona giornata. A presto. Ciao, 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 ciao.